Noi come associazione Brigata Felice Sodano abbiamo deciso di fare un intervento di pulizia e di bonifica di un parco che si chiama Parco Nicholas Green, che è sostanzialmente abbandonato da anni, vive una situazione di degrado assoluto. Qualche giorno prima abbiamo fatto una comunicazione all'amministrazione comunale della città e al sindaco Lello Russo di Forza Italia, forzista, dicendogli che saremmo intervenuti dopo aver fatto sopralluoghi in zona con l'obiettivo appunto di bonificare e di pulire l'aria. E ringraziandoci ci hanno risposto che in quella zona c'erano dei tubi diciamo pericolanti o roba del genere, per cui ci vietavano di intervenire. Anche noi abbiamo risposto che in ogni caso ci assumiamo qualsiasi genere di responsabilità o di rischio rispetto a interventi in quella zona. E l'amministrazione invece in quel momento ci ha detto che lì c'è una sorta di filo per l'acqua, che improvvisamente questa struttura era diventata pericolante. In ogni caso arriviamo al sabato mattina che ci troviamo i vigili, la polizia locale lì fuori che ci aspetta. Ci sconsigliavano di entrare e ci dicevano che non potevamo farlo. Il cancello però era aperto, non essendoci diciamo nessuna segnaletica che ci proibisse di farlo, siamo entrati e abbiamo iniziato l'intervento di pulizia tranquillamente. Dopo un po' arrivano i carabinieri dicendoci di essere stati allertati perché era in atto un'occupazione del settore 3 di questa palazzina. Ci hanno detto che avevano la necessità di fare un verbale e quindi hanno ritirato i documenti di tutti gli astanti. I vigili ci hanno detto che erano stati mandati all'amministrazione comunale. Poi sui giornali abbiamo appreso di una fantomatica denuncia a tutti i volontari dell'associazione che stavano intervenendo sul posto. Stiamo continueremo almeno fine sabato, e sabato infatti ne approfitto per dire che c'è un'altra adunanza generale, perché chiunque volesse darci una mano, ci sono state forti risposte da parte della cittadinanza del quartiere, e si concluderà con una celebrazione di restituzione del parco ai cittadini, ai bambini residenti in zona che già stanno cominciando a giocarci, e questa è sinceramente la più grande soddisfazione che stiamo avendo. Inviterete anche il sindaco? Ci stiamo pensando, diciamo, non vorrei che poi qualcuno lo denunciasse.